Comics and Day Games, buona la prima, la città retto bene l'impatto della prima giornata. Solo qualche rallentamento al traffico in mattinata, perplessità per i bar che conta persone in piazza Napoleone. Subito Paperino e il super francobollo, disegnato da Giorgio Cavazzano per la serie filatelica dedicata ai paperi Disney. Al cinema Astra, folla per Chewbacca di Star Wars, gigli esaurito per Hirohiko Araki. Due ore di sciopero dei metalmeccanici, l'agitazione confermata per il fine turno di giovedì. Sul tavolo la crisi industriale ed occupazionale del settore, ma anche la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. Una panchina rossa sempre più grande, l'81esima, è stata inaugurata a Calomini come simbolo contro la violenza di genere. È stata collocata nel centro del paese, presente anche la mamma di Vanessa Simonini. La grande fiducia del Pacio Fanani, il tecnico del Vivi Borgo, palesa soddisfazione per l'avvio stagionale. Il pareggio con Livorno dice non è da buttare in un torneo così equilibrato. Domenica prossima trasferta a Sanremo. Riccardo Pere, vice campione europeo, il ventenne pilota di Marlia, chiude al secondo posto col team Porsche Dempsey Proton. Sfortunata prova a Portimão in Portogallo col tedesco Reed, fuori al primo giro, ora il mondiale in Cina. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che ovviamente non possiamo che aprire con la prima giornata dei Comics and Games di Lucca, la 53esima edizione. Buona, potremmo dire, la prima. Cominciamo in questa tranche del servizio di Luigi Casentini a parlare di quello che è stato il traffico e gli eventuali problemi che ci sono stati nella prima delle 5 giornate dei Comics. 23.000 biglietti venduti, quasi altrettanti visitatori senza biglietto che hanno affollato il centro storico. Il primo giorno di Lucca Comics and Games ha confermato i numeri delle scorse edizioni, nonostante l'incertezza del meteo, che però ha retto per tutta la giornata, scongiurando la pioggia prevista nei giorni scorsi. Le ripercussioni sul traffico non sono state particolarmente pesanti, anche se qualche rallentamento c'è stato, soprattutto nelle prime ore. Le zone che hanno risentito maggiormente delle modifiche alla viabilità sono state quelle di via Nottolini e quelle del nodo di via Europa, con la strada che è stata chiusa soltanto a tratti nelle prime ore della mattinata. Altra zona sotto osservazione era quella di piazzale Boccherini, ma anche qua l'impatto è stato moderato. Ovviamente il vero banco di prova sarà quello del weekend, anche se le previsioni meteo non sono delle migliori. Accessi dalle porte della città decisamente più scorrevoli rispetto alla scorsa edizione, con l'eliminazione dei metal detector e i controlli effettuati manualmente da polizia ed addetti alla sicurezza. Particolari perplessità avevano invece creato i varchi contapersone posti nella zona di Piazza Napoleone e via Vittorio Veneto, esperimento voluto di concerto con la Commissione Provinciale di Vigilanza, ma ritenuto troppo d'intralcio alla circolazione interna dei visitatori, tanto da essere smantellati già a partire dal secondo giorno di manifestazione. E poi naturalmente c'è la manifestazione con lo spettacolo che offre, tra i protagonisti, e sono già stati tanti, della prima giornata, Paperino è il francobollo più grande del mondo. Parte subito con un record l'edizione 2019 di Lucca Comics, quello per il francobollo più grande del mondo. È stato realizzato appositamente per la cerimonia inaugurale della manifestazione, svoltasi al Teatro del Giglio, da uno dei maestri del fumetto italiano, Giorgio Cavazzano, autore della nuova serie di francobolli dedicata al mondo dei paperi Disney e in particolare a Paperino, del quale quest'anno si celebrano i primi 85 anni di vita. I giudici del Guinness hanno verificato ufficialmente le misure, oltre 4 metri quadrati, certificando il nuovo record mondiale. Gli 8 francobolli della serie standard sono stati stampati in 300.000 esemplari ciascuno. Un grande onore per i Comics e per Cavazzano, che ha ricordato perché tanta gente si identifica con il suo Paperino. Se guardo intorno io vedo dei paperi che camminano, cioè, insomma, siamo tutti un po' arrabbiati, felici, addormentati, insomma, amanti dell'avventura, e sono tutti aspetti che fanno parte della nostra indole e nel nostro DNA italiano. Ecco.
Dopo la cerimonia di apertura ha preso il via la manifestazione che in 5 giorni prevede ben 3.000 eventi. Tra i più affollati del primo giorno ci sono stati al Cinema Astra la presentazione del nuovo film di Star Wars, L'ascesa di Skywalker, con la partecipazione di Jonas Suotamo, l'attore finlandese ex giocatore di basket che impersona lo storico personaggio di Chewbacca. Suotamo ha dialogato e scherzato con il pubblico. E ancora, il Teatro del Giglio è stato preso d'assalto per il maestro giapponese Hirohiko Araki, l'autore delle Bizzarre avventure di JoJo, serie piena di riferimenti alla musica rock e al nostro paese, l'Italia, che ha venduto ben 100 milioni di copie solo in Giappone. Araki ha risposto alle domande dei fans italiani che hanno gremito il teatro in ogni ordine di posti. Nelle strade e nelle piazze è andato in scena il consueto spettacolo dei cosplayer provenienti da tutta Italia, interpreti dei personaggi dei fumetti, dei cartoni animati, delle serie televisive, ma anche dei film. Terence Hill, ma come le è venuto in mente? Perché questo è il mio eroe. È l'eroe della mia infanzia, ho voluto rendere omaggio al grande Terence Hill. Da dove viene? Savona. Buon Luca Con. Grazie mille, torno a dormire. Giovedì, secondo giorno della manifestazione, il quale sono stati venduti 30.000 biglietti. Intanto, in merito all'abbattimento di due pioppi in via dei Bacchettoni a Lucca, l'amministrazione comunale precisa che l'operazione si è resa necessaria in base ad una perizia richiesta da un tecnico agronomo che ha analizzato le piante e quindi, aggiunge la stessa amministrazione, non è in nessun modo stato determinato dal bisogno di ricavare spazi per il montaggio di strutture di Lucca Comics and Games. Vi ricordo, per chiudere quest'ampia pagina dedicata ai comics, che da qui a domenica tutte le sere su Noi TV alle ore 20 ci sarà uno speciale, appunto, TG Comics. Cambiamo argomento, parliamo di occupazione di lavoro e dell'agitazione nel settore dei metalmeccanici. FIM, FIOM e WILM, i sindacati dei metalmeccanici, hanno proclamato 2 ore di sciopero per giovedì 31 ottobre anche in provincia di Lucca, al fine di tenere assemblee in tutti i luoghi di lavoro e discutere con lavoratori e lavoratrici sulla mobilitazione necessaria nei confronti delle imprese, del governo e del Parlamento. Tutto ciò nell'ottica di contrastare le crisi aziendali attraverso gli investimenti pubblici e privati, ma anche per il rilancio della crescita economica e sociale attraverso la salvaguardia dell'occupazione e la tutela della salute e della sicurezza. Tutto ciò è stato ribadito mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della CGIL di Lucca. Siamo in una situazione che, al di là di quello che si dice, è una situazione di crisi, una crisi che non cessa, che non sta terminando assolutamente e che mette in discussione, può mettere in discussione anche in provincia di Lucca, posti di lavoro. Quello che noi chiediamo è politiche attive perché questa crisi possa essere sconfitta e si eviti la riduzione del personale. La cosa che chiediamo in modo particolare è che si metta mano agli ammortizzatori sociali. Le scelte dei precedenti governi hanno fatto sì che gli ammortizzatori sociali non siano più utilizzabili come lo erano prima e senza questo strumento di ammortizzatore le aziende prima o poi licenziano. Oltre a questo chiediamo che vengano ripristinati una serie importante di investimenti sia pubblici che privati e che in modo particolare in questi investimenti si tenga conto delle questioni della sicurezza, perché anche questa è una delle questioni ormai all'ordine del giorno. Argomenti seri e di vitale importanza per il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie. 2 ore di mobilitazione nel corso delle quali i sindacati discuteranno coi metalmeccanici, a partire da questi rilevanti punti, le strategie da seguire per portarle all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'intero paese, magari già nell'Assemblea Nazionale Unitaria dell'RSU proclamata a Roma per il prossimo 20 novembre. Sempre in tema di lavoro, è stato raggiunto a Milano, possiamo dire finalmente, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la PIDE Industria, scaduto da oltre 6 mesi. I lavoratori del marmo, ci sono parecchi occupati anche nella nostra provincia, la delegazione dei lavoratori di Lucca e Massa Carrara, i rispettivi segretari generali Alessia Gambassi e Leonardo Quadrelli, hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. Il contratto prevede, da un punto di vista salariale, un aumento a regime a livello C di 97 euro. Ed ora torniamo ad occuparci invece del cosiddetto piazzone a Viareggio. Vediamo gli ultimi sviluppi nel servizio. Oggi per noi al piazzone è una bella giornata. Poi domani vedremo. Intanto oggi ci ha dato un po' di linfa.
non la pensano tutti allo stesso modo, anzi qualcuno non ha nemmeno più voglia di parlare. C'è da dire però che il clima generale di Piazza Cavour, all'indomani della presentazione del progetto firmato dall'imprenditore versiliese Francesco Tognetti di Ipersop, è quello di una ritrovata speranza e fiducia. Convince il nuovo disegno per il mercato, illustrato per ora con pochi particolari dall'ingegnere Alberto Landucci, sulla base del quale il Comune, prima di Natale, pubblicherà il bando per la riqualificazione. Un disegno che fa tesoro della tradizione. I punti salienti di questo progetto fondamentalmente riguardano la riscoperta del valore di quel posto, del valore del mercato, e quindi da un punto di vista urbano e dal punto di vista architettonico abbiamo cercato di definire un progetto che sia quanto più rispettoso di quanto, diciamo, dell'essenza di quel mercato, del progetto del Bell'Uomini fatto nel 24. Sono d'accordo gli ambulanti, ma anche gli esercenti dei negozi limitrofi. Piazza Cavour non ha bisogno di essere stravolta, perché è proprio la sua vocazione tradizionale a renderla un'eccellenza viareggina, che deve tornare ad essere valorizzata attraverso la cura e il decoro. Spero vivamente che il progetto si realizzi e che si avveri, insomma, perché qui veramente non ne possiamo proprio più. La situazione, basta girare e vedere, assenza di persone e poi il degrado che ormai si vede e urla da solo. E tante volte ci è stato promesso, però do ancora fiducia al primo cittadino di questa città. Ci credo poco, perché è tanto che ci promettono queste cose. Guardiamo come viene la cosa, così è un disastro. L'auspicio sarebbe quello. Certo, c'è parecchia disillusione, perché tante speranze in questi 4 anni poi sono andate vane. Speriamo sia la volta buona, però ripeto, c'è parecchia disillusione, anche perché la tempistica non è che faccia proprio pensare benissimo. Saremo in pieno nella campagna elettorale, io spero di sbagliarmi. Ci credo, lo spero perlomeno, e ha tantissimo bisogno. Un estremo bisogno, sì. Veramente io ci ho sempre creduto, sono un amante del piazzone e ci sto troppo bene qui. Speriamo che non vadano poi in fumo e che non sia troppo difficile la burocrazia. Appena cominceranno a metterci le mani, come ha detto il sindaco, anche qualche cartello già incoraggerà la gente e vedremo subito che si rianima. Beh, le speranze, le parole accorate di questa signora. A proposito di lavori, sono invece ormai in fase di ultimazione quelli per la riqualificazione dell'ingresso di Borgo a Mozzano. Sono in fase di ultimazione i lavori eseguiti dal Comune di Borgo a Mozzano per la riqualificazione dell'ingresso al paese. Gli interventi hanno interessato la zona a sud della cittadina e hanno riguardato il rifacimento del manto stradale ed anche la sistemazione e il posizionamento di nuove attrazioni per bimbi nel vicino parco giochi, per un investimento totale che sfiora i 100.000 euro. Sì, qua abbiamo investito quasi 100.000 euro sia per riqualificare completamente l'asfalto dell'ingresso del capoluogo, sia per riqualificare quello che è il parco giochi della Madonna dei Ferri, frequentatissimo da tutti i bimbi e le famiglie del nostro territorio. È un bel biglietto da visita a pochi giorni da quella che è la manifestazione di Halloween, quindi qua nei fatti inaugureremo questo nuovo ingresso di Borgo a Mozzano in occasione di una delle feste più sentite e più condivise sul territorio. Passo dopo passo miglioriamo la qualità della vita della nostra comunità. Nell'ambito del rapporto di gemellaggio tra Lucca e Colmar, nei giorni scorsi un gruppo di giovani studenti francesi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno soggiornato in città grazie all'intermediazione di Villaggio Europa. Ad accoglierli in comune, nella Sala degli Specchi, il vice sindaco Giovanni Lemucchi. Gli studenti, nel corso della loro permanenza a Lucca, hanno potuto apprezzare il centro storico e visitare, tra i vari monumenti, la Torre Guinigi. Inaugurata la 81esima panchina rossa contro la violenza di genere. Una cerimonia bella e partecipata per l'inaugurazione a Calomini di Fabbriche di Vergemoli dell'81esima panchina rossa. Il simbolo contro la violenza di genere è collocata davanti al circolo del paese sulla strada principale, in modo che sia vista e usufruita da tutta la comunità.
In poco più di 2 anni, dall'installazione della prima panchina rossa a Gallicano, il numero di questi simboli antiviolenza è cresciuto in modo considerevole. Grandi e piccole comunità hanno voluto accendere una luce e lanciare dei messaggi, soprattutto a quelle donne che ancora oggi subiscono violenze, anche in ambito familiare. Oggi si sono create le condizioni, forse per uscirne ed essere supportate, grazie ai centri di ascolto e di aiuto. Le donne che hanno necessità, che si trovano in una situazione di difficoltà, possono trovare aiuto tramite centri dove trovano operatrici formate che sanno ascoltarle, che sanno accoglierle, che sanno dar loro le indicazioni giuste se vorranno poi proseguire con un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche Grazia Forli, mamma di Vanessa Simonini, che ha donato la sua poesia scritta proprio in ricordo della figlia e delle panchine rosse. E non è mancata la comunità locale, guidata dal primo cittadino Michele Giannini. Un segnale per non dimenticare e per istruire i nostri giovani a un comportamento corretto. No alla violenza, sia all'amore, soprattutto per chi è più debole e per le nostre donne. A salutare inoltre gli intervenuti, a nome dell'associazione locale, è stato Emiliano Cortesi. È bello questa spontaneità che viene proprio veramente dal basso, e come vedete è venuto, mi sembra una cosa bella, riuscita, e ben vengono queste cose che mi auguro proseguano. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, ci fermiamo per una breve pausa ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.